Alessandro, fervono i preparativi per l'ottava edizione del Biagioli Wine Festival. Esatto, esatto, siamo pronti. Mancavamo da ormai 5 anni, perché l'ultima edizione l'abbiamo fatta nel 2018, o meglio, siamo partiti nel 2006 da Porto Novo, quindi ormai tanti anni fa, 17 anni fa, e poi dopo piano piano, insomma, ci siamo ogni 2 anni cimentati in questo esercizio, perché comunque il Biagioli Wine Festival ormai è diventato un appuntamento che vedo molto apprezzato sia dai appassionati, da operatori del settore, ma anche dai produttori, che ogni anno ci fanno la stessa domanda: quando ci sarà il Biagioli Wine Festival? Quindi per noi è una soddisfazione, e chiaramente siamo arrivati fino al 2018, l'edizione del 2020 per ovvi motivi è saltata, e poi eccoci qua, insomma, quindi siamo pronti per la domenica 12 e lunedì 13 al Perbacco di Mondolfo per l'ottava edizione, appunto, del Biagioli Wine Festival. Come verranno suddivise queste 2 giornate? Bene, sono 2 giornate ben distinte. In verità la domenica è solamente il pomeriggio, quindi dalle 15 alle 19, riservato ad un pubblico privato, quindi un pubblico di appassionati, ed è un ingresso, diciamo, a pagamento. Mentre il lunedì è proprio dedicato agli operatori del settore, quindi ristoratori e quant'altro, e esclusivamente su invito, quindi non è ammesso l'accesso, diciamo, da parte di un pubblico privato, ma solamente per gli operatori del settore, quindi dedicato alla ristorazione in particolare. E per domenica è prevista anche una masterclass? Sì, per domenica abbiamo pensato, proprio per gli appassionati, di diciamo, fare questa masterclass, quindi dedicarci a una degustazione mirata di 4 vini molto importanti di Bordeaux, quindi 4 rossi francesi, dove quindi sarà illustrato un po' le varie zone di questa magnifica regione, e ci sarà l'opportunità, anche qui posti molto limitati perché al massimo 20 partecipanti, con una degustazione guidata. Bene, vi aspettiamo quindi a Biagioli Wine Festival domenica e lunedì.